gente, qui Gabby e benvenuti su Grampa. Questo gioco, aiuto, non so, l'ho trovato in un bidone della spazzatura, credo, e si presenta come Granny. Innanzitutto, benvenuti a tutti i gabbiani leggendari che sono qua qui con me. Grazie per farmi compagnia quando trovo il peggio del peggio. Ma lo faccio per voi, tranquilli. Oggi ci troviamo, come dice il nome, su Nonno, Grampa. Voi potete chiamarlo come volete, io lo chiamo il Dottor Vecchio. Un veneto capirà, Vecchio in veneto significa vecchio. Lo chiamo Dottor Vecchio, però siccome lui va in giro con un rastrello in mano, potete anche chiamarlo Rastrollo. Come volete voi. Ho notato che già dal menu principale ogni tanto lui spunta fuori da questa finestra per farti capire quanto unto... Eccolo là! Guardalo qua! Ti sbirci e dici vieni, vieni, vieni. E poi se ti tocca ti invecchia. Questo gioco proprio è vecchio, proprio cade a pezzi. Ecco, potremmo definirlo così, un gioco che cade a pezzi. Ma oggi assieme proveremo a vincerlo, perché è abbastanza complicato, non è proprio facile, è anche buggato. E quindi, insomma, non sarà proprio una cosa facile. Ma prima di partire voglio ricordarvi una cosa, per quelli che se lo sono scordato, perché ultimamente YouTube non manda tanto i feed in giro. Ve lo ricordo io allora. Guardate qua, se andate nel canale vi confermo, Kindergarten 2 è uscito. Trovate anche il link del video che ho fatto in descrizione. Se volete dare un'occhiata a tutte le novità di Kindergarten 2, li andiamo a vedere un po'. Alcune cose che ha postato il creatore dello sviluppo del gioco le possiamo vedere lì. Quindi lo trovate in descrizione il video, o se no andate nel canale. E questa immagine qua, questo è il video. Bene, un'ultima cosa, setto due robette nella live e possiamo subito partire con il gioco. Ok, perfetto, grazie mille Paolo Almanni che dona 4,49 €. Poi spero di non essermi perso altre cose, non mi sembra. Ok, a posto. Bene, ragazzi, partiamo. Oh santo cielo, Grampa, non ci bastava Granny, eppure suo marito. Cos'è la storia? Intanto io... non so, sembra che voglio mettermi a posto il ciuffo con ste mani. Le animazioni sono strane. Granny? Sei tu? Questo è il quadro di... è Granny! Cioè, c'entra Granny? Qua c'è una Granny! Io non so, tipo... sembra che voglio fare strani gesti con le mani, tipo un vaffan... non lo so. Va bene. Allora, in questi giochi è molto importante controllare. Barili esplosivi si porta in casa questo qua. Sarà un terrorista islamico, non lo so. Andiamo qui, apriamo un po' le porte e vediamo se troviamo qualcosa qui dentro. No! Non siamo noi che troviamo qualcosa, ma è lui che con un abbraccio da orso pedo ci ha disintegrato. Ma noi abbiamo il potere del respawnare, my friend. Stavo proprio vedendo che qua c'è una chiave verde, color palude, Shrek Swamp Key. E la lascio qui perché non vorrei perdermela. Quindi per ora andiamo in giro e controlliamo la casa prima di fare tutto. Adesso io per sfregio ti prendo il quadro di Granny e te lo frantumo a testa in giù. Però l'ho fatto arrabbiare. L'ho fatto arrabbiare. L'ho fatto arrabbiare. Mai toccargli il quadro, porca vacca. Santo cielo, ragazzi, mai toccare il quadro di Rastrollo, il vecchio che trollo. Ok, allora vediamo se qua c'è qualcosa. A parte che noi sembriamo anche noi un gigante, le proporzioni sono tutte sbagliatissime. Andiamo qui dentro. Ha spalmato un po' di pitture rupestri sopra... sì, il muro. Ok, ok, andiamo avanti. Altri quadri. Vorrei capire la storia di questo personaggio così bizzarro che va in giro vestito da un cosplay sbagliato. Sembra un cosplay uscito male di Gandalf. Ah, 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 lo vedo, lo vedo, lo vedo. E cos'è qui? Non mi avevano detto? E mi copro gli occhi. Ma dai! E così non vedo che lui arriva ad uccidermi. Ma un protagonista più idiota me lo potete trovare? Mi sono parato gli occhi, non ho visto che arrivava. Mi sono praticamente suicidato con le mie stesse mani gigante e pelose. Aiuto. No, ma veramente è orribile. Poi lui sente ogni singolo rumore. Ha gli ultrasuoni. È un metà pipistrello, metà rastrello. Oh, non saprei come chiamarlo. E arriva sempre sul più bello per fare una rima proprio e il ritornello. Ok. Ma cosa sono io? Sono delle braccia! Ragazzi, guardate la mia ombra! Sono delle dannate braccia bruttissime e pelose! Sono più horror! Cioè, lui si dovrebbe spaventare vedendo ste cose! Santo cielo, ragazzi! E quanto è brutto questo! Oh!
Di nuovo! Dai, no, ti prego. Ma come ha fatto a sentirmi? Ma io ti odio. Qua comunque ho visto che c'è un lucchetto più grande di sua madre. Dovremmo trovare una chiave per aprire. A parte che mi sembra di averla vista. Ora andiamo un'ultima volta a controllare. Tanto lo sappiamo che arriva. A questo punto corro. Non mi importa di attirarlo. Vediamo se qua. Eccola! L'avevo vista. A posto. Abbiamo la chiave che probabilmente si apre qua. Beh, già una cosa buona l'abbiamo fatta. Cos'è sta stanza dove... Cosa tieni? Le pantegane qui dentro. Cosa... Mi sono chiuso in un armadio. Va bene. Ok. Ok, se lui arriva posso nascondermi. Quindi se sentiamo lui che spacca le porte... Sta arrivando? Io credo che stia arrivando! Grazie mille Paolo Almanni! Gabby, mettigli quel rastrello nel sedere. Maronne! Lo pesterò, tranquillo, lo faccio per te Paolo. Grazie mille per i 2 euro. Ok, credo sia qua, perché lo sento vicinissimo. Ho paura di uscire ragazzi, c'è un po' di sudoraccio. Ma io lo faccio. Ok, ok. No, no, è proprio qua. È fuori da questa porta. Qua c'è del laser. Perché c'è del laser? Per proteggere cosa? L'aria compressa? Non lo so, lui protegge le sue scorte di aria fritta. Non saprei che altro dirvi, ragazzi. Poi un altro quadro bellissimo di sua moglie che, mamma mia, io l'ho capito perché l'ha lasciato. Cioè, la capisco. Perché uno che va in giro a rastrello, magari anche a letto va in giro col rastrello, è una persona indomabile. Ok, è una persona che dice I don't give a frog about your life. Ok, lui è qua, sicuramente. Apro la porta, mi ammazza. 100 euro. No, è di sotto. Comunque questo qua ha preso un rastrello in tutti i punti del suo corpo. Guardalo, guardalo. Scommettiamo che adesso passo e mi uccide. Secondo me lui voleva diventare... Quella pensava fosse una scopa volante. Ti prego, magari è buggato. No! Pensavo fosse buggato! Vediamo se riesco ad entrare qui dentro. Ah! Mi ha tirato un rastrello nella schiena. Ho fatto praticamente... Avete presente quando frustravano le persone nelle galere romane? Esatto. Sono respawnato morto. Aiuto! No, ho buggato il gioco! No, aspetta, ti prego. Ok, oh no, sono vivo, sono vivo. Ok, butto sta chiave, via. Ok, abbiamo capito. In quella stanza non c'è niente, c'è solo del laser. Lui mi sa che spawna di sotto. E anche... Ti prego, questa volta, dato che sono un po' più veloce di te, non mi vieni ad ammazzare. Che devo fare? Che devo fare, ragazzi, con questo vecchio in casa? Che devo fare con questo... guardate dove sono andato. Qua può prendermi. Guardalo come va sicuro. Lui sa già dove te lo impianterà quel rastrello. Intanto io faccio mosse di Kung Fu con la mano. Guarda. Ma che gioco buggato è. Si bugga sulle scale. Ma te credo, se cammini con un rastrello sei già fortunato che non ti va effetto catapulta in faccia. Mamma mia. Io sto cercando di... Siamo già fregati ragazzi. Sì, io adesso voglio provare a fare una cosa. Vado qua. L'ho beccato tutto, negli occhi. Negli occhi l'ho beccato qui. Aiuto! Mi pento già di aver trovato questo gioco, ragazzi. Ve lo giuro, sto male. Altre pitture rupestri. È andato al McDonald's, ha preso un po' di ketchup, ha iniziato a spanderlo per la casa. Qua mi sa che dobbiamo uscire. Lucchetto d'oro è la via di fuga, come sto Granny. Chissà cosa succederà. Guarda che voglio prenderlo. Non puoi, non puoi. Giù le mani. Ok, lui è qua, lui è qua. Ti prego. Sa tutto, è onnisciente, è onnipresente, lui è ovunque. Avete notato che lui è tipo uscito dal Medioevo, ha anche le sacche di denaro. Probabilmente lui ci spezza in due e ci vende al suo mercato insieme ai suoi amici troll. Mi sa che è così. Là c'è un lucchetto rosso e qua che c'è? Posso andare? Un altro quadro, è ossessionato, probabilmente l'ha lasciato e ci è rimasto male. Comunque sì, qua c'è un ascensore, mi sa che... Come su Hello Neighbor, il puntino diventa più grande e io divento più sempre più... Mi stanno girando veramente i rastrelli in tutti i sensi. Perché non è possibile che non posso guardare 2 secondi l'ambiente che sto troglodita mi impala. Mi impala. Mi impala le mani praticamente, me le lega. Non so come faccio a impalarmi dato che non ho altri punti del corpo. Allora, vabbè. Proviamo ad andare piano. Perché così veloce? Perché così veloce?
Ok. Ok, è per di qua. È per di qua. Io vado piano. Mi ha crashato il gioco. Grazie, Grampa. Grazie. Avevamo trovato un sacco di cose belle. Grampa, crasha. Ah, questo gioco sarà una lunga avventura assieme, ragazzi. Lo riapro subito, anche se mi sta già passando la voglia. Vorrei ritornare sul... Granny è più tranquillo almeno, sai che non ti crasha, lo conosci, la nonna la conosciamo. Questo gioco invece già è pieno di sorprese. Che bello. Ok, spero che voi vediate. Ok, in teoria dovreste vedere. Tanto ora sappiamo cosa fare. Sappiamo, ci torniamo dopo di sopra. Questa volta andiamo direttamente di sotto, facciamo così. Ok. Ho fatto già casino. Prego. No! Porca vacca! Porca vacca! Andiamo di sotto che devo vedere, c'era un quadro di Slenderman. Aiuto! No! Un vicolo! Là cosa c'è? Avete visto? Visto qualcosa? Porca vacca, che si para davanti e col suo abbraccio proprio da burbero, da padre, da nonno. Vieni qua, nipote! E ti strangola nel sonno. Non ne posso più, visto già come lo sognerò stanotte. Guarda che... Posso chiudere sta porta? Gli cammino sul battiscopa! Aiuto. Allora. Yes. Qua. Piano. Se io vado piano, come fai a sentirmi? Devo andare assolutamente al piano di sotto. Devo andare. Perché là ho visto qualcosa di utile. Guardalo! Pezzo. Ti prego. Ti prego. Ragazzi, io la prendo. Sembra una motosega. Sì! Sì! C'ho la motosega. Che ci devo fare con questo? Che ci devo fare? Apriamo. Qua non c'è niente. Lui mi sa che non sente questi rumori. Non dirmi che sente anche il rumore di queste robe. Ok, qua non c'era niente. Abbiamo trovato solo la sega che mi sa che dobbiamo metterla da qualche parte, ok. Grazie mille Lorenzo Parsivale. Mi ricordo di te, grazie mille per la tua donazione. E anche Paolo Almanni che mi incoraggia. Grazie. Grazie mille. Ok. Ragazzi, con la forza della donazione, con la forza... è qui. Con la forza della donazione, adesso noi possiamo usare sta sega per far qualcosa. Non è che posso rompere le assi della porta? Qua ho visto delle assi o quelle dell'ascensore. Proviamoci, ragazzi. No, non sembra andare, purtroppo. Nope. Vediamo se posso andare sull'ascensore. È qui! Mi ha sentito! Oh, santo cielo. Oh, santo cielo. Oh, santo cielo! Ok, si è chiusa la porta in faccia. Non dirmi che viene per di qua. Mi fai nascondere? No. Credo che mi abbia chiuso nell'armadio e mi abbia fatto sbattere la testa su qualche spigolo. Ah! Tra 3 secondi crash. Secondo me. Ogni volta che lui ti uccide nell'armadio succede il bug che rimuori. Non si sa il perché. Comunque noto che almeno una cosa buona in questo gioco è che rispugniamo con le cose con cui ci ha ucciso. Quindi abbiamo la motosega. Non so che devo farci. Qua ho già guardato e mi pare di sì all'inizio. Non mi sembra di vedere niente. Vabbè, guarderemo. Dove me la son messa la sega? Tipo cappello. Ah sì, giusto, devo rispaventarmi di cose. Ecco, ecco. Il solito scemo. Calmati, calmati, è solo uno zombie di Walking Dead. Ok. Perfetto, sei calmo. Porca vacca, ecco. I peggio rumori. Allora, facciamo così, apriamo la porta. Prendiamo la motosega. Ok. E vediamo qua. Ah, ok, qua posso usarla. Press E. La posso rompere, posso rompere questo posto. Ho rotto qualcosa che non so cos'era, ma l'ho rotto e sono contento di rompergli la casa. Ma gli sto già facendo un... Peggio di così non si può, mi sa. Qua ho già guardato perché ho la memoria di uno struzzo io, no, di un... no, di una talpa, ecco. Non... Vediamo. Sì, ok, qua non c'è niente. Eccolo qua, eccolo qua. Ma andiamo a morire, ma sì, tanto... Tanto te l'ho distrutta l'aria fritta. Ehi, che cavolo. Ok. Ragazzi, adesso che abbiamo fatto questo, io voglio fare un'altra cosa. Voglio vedere se ha una chiave rossa. Cioè, dov'è la chiave rossa? La chiave verde, per ora non ho visto nessun punto dove metterla. Dobbiamo trovare sta chiave rossa. Quindi controlliamo ogni punto.
Tanto morirò, ma almeno controllo ogni punto qua. Qua c'è... Non mi ha visto? Guarda che rastrella le scale! Ma perché? Perché rastrella le scale? Ma che problemi c'hai? Dammi la siringa! Bah! Cosa ho fatto? Non lo so, ma sono contento. Abbiamo il tempo di adesso andare a controllare se magari qua c'è qualcosa che qua non avevamo controllato. Oh, la chiave rossa, benissimo. Possiamo usare questa per aprire un altro punto. Ok, ragazzi, we are making progress. Al contrario di te, dormigliore. Dormigliore, sì, il migliore dei dormiglioni. Ok, qua che... Ma è Walking Dead, ragazzi, non chiamatelo Grampa questo, è Walking Dead, Slenderman of the Walking Dead. Santo cielo, secondo me lui respawna. Poco che avete copiato da Granny, però. Ok, sono passato. Va bene, non so perché quello è morto. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo controllare sempre ogni cassetto del nonno, perché i nonni nascondono le caramelline. Noi lo sappiamo che i nonni nascondono le caramelline qui dentro. Vediamo, porca vacca. Io potessi, metterei tanto di quel tritolo su questi barilotti e poi sapete come va a finire. A Gabby piace esplosivo. Ok. Granny è passata, sapete, Granny aveva urgenza di andare al bagno, è passata così. Va bene. Lui da giovane. Ma ormai è una foto vecchia. Porca vacca. Torna nel tuo gioco. Ecco, scusa. Sono dei pantaloni adesso, ragazzi. Pian pianino la nostra ombra secondo me la nostra ombra prenderà forma a fine gioco. Ok, va bene, dai, ragazzi. Cosa? Ma che cosa? Salve! Sta provando a creare una nuova danza per Fortnite. E buongiorno, buonasera. Mi ha chiuso. Porca vacca. Cos'è successo lì? Era là che faceva delle danze tipo di Fortnite. Io la voglio su Fortnite quella danza. Ragazzi, contattate la Epic Games che... Ma ci voleva un rastrello in faccia giusto per proseguire felice la giornata. Ma ci voleva. Ma gli spawn proprio belli. Ok, va bene. Intanto sta chiave la butto via, non mi serve più. Aspetta, aspetta, aspetta. Via, 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 via. Via, 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 via. Via, ragazzi, via, via, via. Via col vento. Ah, e non mi lamento. Allora, abbiamo capito che se andiamo a sinistra moriamo. Quindi proviamo ad andare a destra, che sembra più sicuro, più bello. Questi cassettoni uguali identici a quelli di Amnesia, The Dark Descent, uguali. Qua un'altra siringa. Se lo piglio il nonno, gli do il calmante, la tua flebo ci vuole. Fatti vedere di nuovo, un'ascia, buono. La teniamo qua, anche questa sappiamo che qui l'ascia. Tornerò a prenderla nel caso. Adesso devo però vedere cosa c'è da questa parte, giusto per farmi un'idea. Ah, che paura! Ovviamente, aiuto! Ho visto il peggior modello 3D della storia, aiuto! Questo gioco, aiuto! Cos'è? 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 Vi giuro, è più spaventoso Granny, ma tante volte. Ma il suo fascino, il suo trash. Ok, qua abbiamo trovato un pianoforte con un piede di porco. Probabilmente tentava di sistemarlo nel modo sbagliato. Allora, facciamo una cosa. La siringa la mettiamo qui. Aspettate, controlliamo che non ci abbia seguito prima di tutto. Controlliamo. Ok, non lo sto vedendo, la teniamo qua. Andiamo a prenderci il piede di porco e vediamo cosa riusciamo a fare con... Adesso mi ha spaventato, la seconda volta senza rumore mi ero dimenticato che c'era un cadavere e mi ha spaventato. Ok, abbiamo il piede di porco. Ora con questo proviamo a rovinarli, a svaligiarli. Perché la nonna ha il libretto della pensione, lui invece ha proprio direttamente il conto in banca, quello funzionale. Qua non devo andare, non sono un sistema ossa, un tiraossa. Ecco, no, sta salendo, sta salendo, sta salendo. Allora, che facciamo? Noi prendiamo la siringa e facciamo un trick shot degno dei FaZe Clan. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua.
Gandalf, vattene! Ok, ok, bene. Ora corri, 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 corri. Andiamo a sistemare, andiamo a sistemare, andiamo a comandare, andiamo a distruggere. E vediamo se riusciamo a sistemare veramente sta catapecchia. Abbiamo un piede di porco, quindi ora controlliamo. Ci sono solo due posti che per ora ho visto dove utilizzarlo. Questo qui, vediamo se si può... Non funziona. Come non funziona? Ci serve il martello come su Granny? Cioè, ma non mi dire. Oppure qua, vediamo se qua si può usare. Ah, qua sì e là no! Mi spiegate il motivo? Non lo so. Cosa cambia? Uno è fatto in titanio. Ok. Clinica. Sta andando in una clinica. Ma salve, è tornata. Cosa fai? Mi puoi buggare anche stavolta? Aggiungiamo anche sta danza su Fortnite, mi raccomando. Ok. Buon salve, buonasera, buonanotte. Credo che abbia dei problemi, non ne sono sicuro. Ma è ancora vivo. Aspettate, ci penso io. Ah! Gli ho alleviato le sofferenze, dai. Oh, la chiave verde. Ok, qua ragazzi mi sa che ci vuole la chiave verde. La chiave verde dov'era? Lo spawn. Quindi mi sa che devo tornare allo spawn e aprire. Ok. Ah, ok. Si è dimenticata di me anche lei all'Alzheimer. Tutti quell'Alzheimer qua. È la figlia. È Slendrina. Dovevano occhiopiarla in qualche modo. Quella è Slendrina sicuramente. Ah, la mia topina. Va bene, andiamo qua. E qua c'era la chiave. Tanto lui sarà là a dormire ancora. Sarà mezzo buggato. Si sarà inciampato 45 volte in fila per 6 col resto di 2 sul suo rastrello. Ma io sono contento. Ora possiamo finalmente scoprire cosa c'è lì sotto. Oh yeah. Oh mama. Oh baffa cuore. Ok, ok. Ah, dovevo cliccare. Ho cliccato sul retro. Sì, il bello che si ferma l'ascensore a guardare cosa fa sto deficiente. Ah sì, è la solita. Ma lasciamola là. Ah, in demenza senile. Ok, abbiamo aperto. Vediamo che c'è qui. Oh, ma tu guarda, la chiave d'oro. Ma non l'avrei... Ma vuol dire che abbiamo vinto il gioco? Perché in teoria abbiamo tutto adesso. Non pensavo che avevi fatto così in fretta. Non pensavo. Easy allora, easy. Non è stato così. Come non detto. Come non detto. Ora come farò ad andare nel punto... Proprio qua. Dimmi che si sbagga, ti prego. Dimmi che si sbagga, ragazzi. Ditemi che si sbaghi. Che devo fare adesso? Come faccio? Come faccio adesso, ragazzi? Ehi, ehi, ehi. Corro di sopra. Facciamo una cosa. Io non voglio morire. Corro di sopra. Ah, è sparito! È sparito. Non è sparito! Era una finta! Ah! Aiuto! Ti prego, non crashare. Non crashare! Non crashare! Ah! No! Vabbè, era meglio morire. Era meglio morire. Era meglio non buttarsi in un armadio, che poi sarei morto una seconda volta. Tanto la chiave non me la puoi levare. Lui è solo per darti una rastrellata, per sistemarti come le foglie. Una sistematina. Ok, ragazzi, ora. Oh, che bello! Ok. Allora qua mi sa che ci vuole l'ascia. Qua mi sa che ci vuole l'ascia. Perché se non va il piede di porco è così. Allora dov'è che era? Era per di qua? Aspetta, voglio farla al sicuro. Aspetta, dove cacchio era? Mi sto perdendo in sta casa. Aiuto. Allora qui sopra cosa c'era? Ah no, era per di qua. Ok, sì sì, era per di qua. Mi sono confuso col punto dell'impiccato. Ok, la siringa è rimasta a proposito. Che gliel'avevo tirata tipo qua. Vabbè, non lo so. Magari respawna. Vediamo se respawnano le cose. Giusto, sono le piccole curiosità che vuoi vedere. Sai che hai vinto, ma vuoi vederle comunque. Per vedere quanto mal strutturato è questo gioco. No? Ah, puoi nasconderti sotto i tavoli. Non lo sapevo. Ma quanto utile sarà questa cosa? Ma quanto? Aia. La chiave non mi serve. No. Pensavo che non potessi più uscire. Per un attimo ho sudato freddo. Ok, ragazzi, abbiamo l'ascia.
Lasciamo la chiave. Prendiamo l'ascia. Ok. Porca vacca, ma proprio qua doveva venire. Ma proprio adesso, ma è fatto apposta. È fatto apposta. Allora io aspetto che lui passi. Non posso camminare sul battiscopa come prima. Prima mi faceva camminare qui. Non credo. No, 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 non posso. Sono morto? Ho toccato! No! Va bene. Sapete chi ha contato che sono morto perché solamente ho toccato quel punto senza caderci dentro? L'ha contato, cioè l'hitbox di quel punto era enorme. Ma meglio così, guarda! Sono libero! Sì! Ho vinto un gioco di... incredibile! Neanche non pensavo di metterci così poco. Congratulazioni, stiamo lavorando a nuovi update. No, per favore, lasciatelo così. È già un capolavoro. Lasciatelo così. Quanto abbiamo? Oh ragazzi, abbiamo ancora una mezz'oretta. Direi che cambiamo gioco. Questo l'abbiamo visto per bene, siccome è durata poco questa live. Vi mostro un altro gioco veramente carino, basato sugli SCP. Porca vacca, questo mi sta spaventando. Sta arrivando un temporale incredibile. Ha tirato una stecca incredibile fuori dalla finestra. Speriamo non mi salti la corrente, ragazzi. Se esplodo, accontentatevi di questo gameplay. Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia! Ok, ragazzi, allora a questo punto apro un altro gioco. Ok, questo lo chiudiamo. Due secondi, ragazzi, che lo vado a ripescare. L'ho salvato nel menu. È un gioco molto bello. Vediamo se mi funziona. Si chiama SCP Operation Descent. E si basa sull'universo degli SCP. In special modo l'SCP... 087. Ora vediamo se voi vedete tutto, altrimenti lo costringo io. Ok, vediamo se riusciamo a metterlo. Molto bene, andiamo qua. Editor, game capture, proprietà, capture, specific window, selection option e... Ok, bene! Ok, SCP Operation Descent. Mamma mia. Sembra fatto anche molto bene questo gioco. Guarda che bene. Cioè sembra tipo Outlast. Un casino. Va bene. Io qua mi cacco, qua mi cacco, qua mi cacco. Io sugli SCP proprio... Prima abbiamo scherzato. Ok. Guardate dove siamo. Oh santo cielo. Oh santo cielo che... Ah, posso zoomare come... È Outlast. È venuta la nostra attenzione che casi di vandalismo... Siamo in una scuola, vedete? Non siamo nella facility degli SCP. Forse questo SCP viene chiuso qui dentro. Ok, sembra tipo quelle cose che dicono i presidi. Attenti ai vandali. Le attività illegali non saranno tollerate. Quello che sarà preso a fare queste cose verrà espulso dalla scuola. E poi verrà torturato, maciullato e la sua carne buttata... La sua carne buttata in spazzatura e rotti i denti e cose... Perché? Questo ragazzo ci va sul serio. Oh, da notare che qua... Va bene, posso andare a destra e a sinistra? Bello. Qua che c'è? Batterie. Posso prenderle? Ah, una torcia! Qual è il tasto? Qual è il tasto? Non so qual è il tasto. Vediamo se ci sono... Non so. Spero di non morire giovane. Allora, F. Provo un po' tutti i tasti perché non voglio... Cosa ho fatto? Ah, ora le ho prese. Forse le prendo in automatico. Door detected. Oh! Aiuto! No, per favore! Forse non siamo in un mondo vero. Forse siamo in un mondo parallelo. Forse un SCP che distorge le nostre percezioni. Come mai poi dentro una scuola? Va bene, andiamo. Ragazzi. Ragazzi, guardate. Aiuto! C'è nessuno? Prego. Sto scendendo delle scale. Sembrano essere infinite, raga. Sento qualcosa. Sento qualcosa di orribile. Sento che tra poco sta per succedere. Chiudete gli occhi, ragazzi. Facciamo come il personaggio di prima. Mettiamo le mani così, tutti assieme. E dimentichiamoci questo gioco. Dimentichiamoci questo gioco. Sento una bambina piangere in sottofondo. Sentite anche voi? Non sono pazzo. Spero di non essere pazzo. Aiuto. Moriremo. Sento dei...
Ho sentito dei passi. Porca vacca, sto temporale fuori non aiuta. Mamma mia, che botti. È vicinissimo. Ma quanto... quanto ci mette? Io vado in giro al buio perché ho la... ma sento sempre più vicino. Sento sempre questi pianti più vicini, ragazzi. Non so dove ci porterà tutto questo. Alla morte! Posso correre? Allora inizio a correre. Meglio correre. Andiamo. Si fanno sempre più vicini. Ragazzi! Si fanno sempre più vicini! Si fanno sempre più vicini! Oh. Cosa devo fare, ragazzi? Devo tornare sopra? Perché... queste scale sembrano essere infinite. Che devo fare? Devo tornare di sopra? Oh, oh! C'è una torcia qui! C'è una torcia qui! E ci sono delle batterie, le ho prese! Ok, c'è un messaggio. Fatemelo leggere. Nel pomeriggio del 16 agosto, la famiglia è stata assassinata da un killer. In un sacco di carne in giro. Le loro urla mi hanno ingoiato l'anima, insomma. Questo caso è stato un risolto, non è stato risolto. Ah, e tanti casi di assassini non sono mai stati risolti. Ce ne sono 400.000 all'anno. Tu hai già incontrato un serial killer, mi dice. Oh, no, no, no. Comunque un secondo, ragazzi, metto in pausa perché mi sto cagando, ma anche perché devo leggere la donazione che è appena arrivata. Paolo, ti sei perso io che mi sono fatto la pipì nei pantaloni e che abbiamo vinto il gioco di prima. Ok. Ragazzi, adesso io ho paura. Adesso io ho veramente paura. Non devo neanche sprecare la torcia perché so che mi servirà. So che mi servirà questa torcia. Sento dei passi! Ah! Mamma mia. Mamma mia. Ho sentito dei passi. Giuro. Ho sentito dei passi, giuro. Ci abbiamo qualcuno dietro? O non so. Io continuo a scendere. Non mi importa. Continuo a scendere. Oh! Ma salve! Come va? Chi sei? Sto cercando di identificarlo. Chi sei? Sei te la ragazza? Non mi dire che mi segue. Non mi dire. Chi sei? Ah! Ah! No! 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 Porca vacca! Porca vacca! Wow! Oh! Oh! C'ho dietro, sì! Sì, sì, mi sta seguendo! È velocissimo! Aiuto! C'è la torcia! C'è la torcia! Dimmi che lo ferma! Dimmi che... è morto? È morto? Ok. Credo che la torcia... credo che la torcia l'abbia fermato. Credo che la torcia l'abbia fermato, ma ho pochissime batterie. Devo... adesso penso che devo tornare di sotto. Ci riproviamo. Anche se non vorrei. Ci riproviamo. Credo che l'ho fatto sparire. Spero. Se no dobbiamo tornare di sopra. Non saprei. Datemi delle batterie, vi prego. Datemi delle batterie. Vi prego. Ho bisogno di batterie. Grazie mille, Mr. Fax, che dona 2 euro. Grazie mille, Gabby. Ti faccio questa piccola donazione per lo stream e per l'impegno che ci metti. Verso il milione. Sì, verso Nordania. Iscritti alle armi. Ci provo. Farò del mio meglio. Però adesso mi sto veramente cacando tanto. Oh, ma adesso quanto devo scendere ancora? Aiuto. Per favore. Oh, batterie. Sì. Oh no. Oh, oh, oh. Ma è diventato The Forest con sti picconi, perché? Questo SCP genera picconi. Che succede? Giù, 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 sempre più giù. Credo che siano ricordi di un assassino. Forse io stesso sono un assassino. Ah! C'è qualcuno di sopra! C'è qualcuno di sopra! Qualcuno mi sta seguendo! Aiuto!
Ok, siamo arrivati all'inferno, sicuramente qua. Oh no! Oh no! Oh no, c'è qualcuno lì sotto. Non mi dire che viene qui. C'è qualcuno lì sotto. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, non mi piace. Non mi piace per niente. Che cavolo è? Se apro questa porta, mi sa che apro l'SCP. Porca vacca. Vabbè, proviamo ad andare per di qua. Ah, per di qua si scende da lei. No, grazie. Per favore. Ero un dannato zombie. I hate zombie. I don't want zombie. Oh, oh. Ok, ok. Batterie, batterie. Oh yeah. Oh yeah. Forse non era bene prenderle adesso, ma... chi se ne frega. Armadietti. Armadietti. Se sopravvivi ti dono 10 euro. Viva la Germania. Yeah. This is good. Forbici dalla punta della arrotondata. Tony è stato qui. Non so, qua allora solo batterie. Non so se ce la farò. Secondo me quando muori poi muori del tutto. E non vorrei rifare da capo tutto. Lorenzo Latti ha scritto un romanzo su di me. Grazie per la donazione. E magari un giorno ci verrò in Sardegna se, se c'è un evento. Potrei anche andarci, eh. Se... no! No? Mi sta seguendo? No, sembra buggato. Sembra buggato. Io sono contento. Ok, ok, si è buggato, per fortuna. You are not alone, non sei solo, ma sei perso nell'oscurità. Ci sono cose cattive che vanno in giro qui. Mi sa che... aspetta, fammi leggere. Riuscirai a trovare la via d'uscita? Oh no. Dobbiamo trovare la via d'uscita qui, ragazzi. C'è qualcosa di sbagliato qui. Hanno detto che ci sono dei mostri che si aggirano qua. E a Gabi non piace. A Gabi sta male quando vede questi... oh no. Non mi sta seguendo il coso. Speriamo. Dobbiamo trovare... è un labirinto, un dannato labirinto. Un labirinto pieno di mostri. Non c'è il minofauno qui dentro? Il minofausto? Fausto! In questo giorno non è Fausto. Ah! I'm shitting in my pants. No. No. Che c'è sta? Ehi. Ok, ok, ho trovato qualcosa. Ho trovato qualcosa. Un tavolo delle torture con un foglio rosa. Perché? No, 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 questa non me la devi fare. Ok, non mi ha visto, non mi ha visto. Porca vacca. Ok, trapasso i tavoli. Anche io sono un SCP. Ok. Ma no! Ce la fai? Ah, non puoi entrare? Perché c'è la luce. Porca vacca, io come esco da qui? Come esco da qui, ragazzi? Salve! Ok, sono andato. Andiamocene, andiamocene. Ok. No, dai, è chiuso! Ma quindi non era quella la via d'uscita? Fatemi ricontrollare un attimo. Paolo Almani mi chiede se vado alla fiera del fumetto al sabato. Di sabato? No, mi dispiace, non ci posso andare perché ho un sacco di cose da fare ultimamente e non posso muovermi da casa. Comunque no, qua veramente non c'è niente. Pensavo ci fosse qualcosa, ma nada. Ciao Arenale. E l'amicizia su Steam, mi sa che ho la lista piena. Sarà un po' complicato trovare la tua richiesta. Se la sgamo, provo ad aggiungerti, ma non posso far promesse. Comunque grazie mille per la... grazie! Torniamo nel punto salvo. Credo che là non mi faccia del male. Ok, ok. Porca vacca, proprio lì doveva andare sto coso. Qui? Dov'è? È qui, è qui. È qui. È qui. Perfetto. Un'altra ora questo coso. Hello? Ma chi è?
È uno zombie. È bruttissimo. Fatti una plastica. Vai, vai da un buon make-up artist. Ok, ok. Sì, da quella parte ho sentito un rumorino. Ok. È tutto storto sto qua. È il bello che io devo andare dalla stessa parte dove deve andare lui, perché io sono venuto da lì prima. E porca vacca, non ce la farò mai qua. Aiuto. Ok, qua c'è qualcosa. C'è una sedia a rotelle. Yay. Devo andare per forza. Che facciamo? Boom! Alato! Sì, ma quanto stupido! Che cosa c'è? Che? Che succede? Cosa c'è? Tutto non capisce niente, sto protagonista. Tutto un non. Studia. Allora, F, il tasto. Container detected. But open. Ok, no. Niente. Vi giuro, non so la cosa devo fare qua. Voi avete qualche idea? Ah, ho preso qualcosa. Adesso vado in giro storto. Si è buggato. Adesso devo... cioè vado sempre... se mollo vado in giro così. Ma tutti io li trovo. Non capisco a cosa serve, quindi questa stanza è inutile. Questa stanza è veramente inutile. Qua non posso aprire. O avevo aperta prima. Aspetta, così. Ma veramente, boh. Andiamocene. Dai. Ma quanto fai schifo. Ma quanto fai schifo fai. Adesso io gli passo ancora. Seguiamolo. Tanto più o meno mi sto ambientando. Voi non ci crederete, ma ormai ho capito dove devo andare. Quindi so come uscire da questa cage. Nicolas Cage, portami fuori di qui. Ok, ora lui va da quella parte, io torno indietro per di qua. Dovrei andare fuori. Ok, ok. L'importante non andare dove c'è lui. In teoria siamo salvi se facciamo così. Basta cambiare punto. Ma stiamo totalmente tornando indietro. Per di qua che c'è? Per di qua mi sa che non sono andato. No, qua non ci entro, è pieno di spini. Qua se entri mi sa che muori perché ti cadono in testa. Ho giocato troppo Tomb Raider, quei giochi là, quindi mi sa che l'hanno. Ma porca di quella porca. Ho trovato mi sa la via d'uscita, non so se era la via d'uscita. Ma ragazzi, ci dobbiamo adattare. Tra un po' la torcia è scaduta. Ma porca vacca. Cioè io vi giuro, se continuo un altro po' quitto. Ancora. Dei banchi del... ho trovato qualcosa. Io odio la scuola. Abbiamo capito qualcosa di più. Ho trovato le batterie, alleluia. E i banchi fanno rumore. Senza che ci sia nessuno. Cosa succede? Cosa succede? Connection. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Why? Almeno mi ha tolto il bug, ma perché? E mi ha respawnato qui. Voglio controllare solo una cosa adesso. Dato che ho capito che qua muori e basta. Ma perché? C'era un mostro? Ah, io non ho idea. Non ho veramente idea. Ah, aiuto. Vediamo solamente se riesco a sgamare qualcosa. Voglio vedere se mi sono perso qualcosa in questo posto. Tanto più o meno l'ho visto tutto. Devo solo trovare... data recorded to file. Ma dove... ma quali file? Help me. Ok. Qua che c'è? Forbici dalla punta arrotondata. Cose da pazzi. Reperti medici, archeologi. Sta arrivando? Ah. Guarda che io so karate, cintura bianca, gialla, blu.
Non toccarmi mai più. Ok. Provo a ritornare lì dentro. Ma salve. Ok. Questa volta, di nuovo. Vediamo se questa volta... Allora, le provo tutte. Voglio provare ad andare qui dentro. Vediamo se muoio. Mi sa di sì, però. Mi sa di sì, ma 100%. Ah, no. Manco se attiva la trappola, ok. Meglio per noi. Sono contento. Perfetto. Il gioco è veramente bello di grafica, però... La cosa che odio in questi giochi è il fatto che ti cacciano. In pratica, torno un attimo indietro perché volevo vedere un'altra parte. Ma è che ti cacciano in sti punti dimenticati e non sai dov'è la via d'uscita. Questo, cioè, proprio... Non è bello buttarti in un labirinto senza neanche un aiuto e dire, boom, adesso a fortuna prova ad uscire. Secondo me questa è mancanza di idee per un buon design di un gioco. Qua c'ero già andato, mi sa. Prima. Ah no, ah no. Ok, ho trovato la via d'uscita. Ok. Oh, ma vieni. Ah sì, oh no. Che faccio? Oh no, non mi dire che devo entrare in ogni stanza, prendere i da... Ah, aspetta. Ok, ok, qua c'è scritto. Oh no, quanto inglese. Qui giace una delle tre fredde viaggiatrici. Ok, me lo leggo un attimo, ragazzi, 2 secondi, che poi me lo leggo più veloce, ve lo riassumo. Perché anche è scritto in inglese complicato. The Fallen Dead Creature of... È praticamente un antico testo che parla di creature malvagie che vagano e di alcuni eroi che devono sconfiggerle, ma non credo che sia molto importante per la storia. Il nostro primo eroe, armato di poteri magici. Ma servirà qualcosa? Perché qua vedete che manca. Secondo me dobbiamo trovare delle rime rimanenti. Vedete, non si può aprire se non andiamo prima in questo labirinto e andiamo in ogni stanza che abbiamo trovato prima e la apriamo. Mi sa che funziona così. Però se muoio, ragazzi, io chiudo, perché non c'ho voglia di rifarmi tutto, eh. Quindi o se ci va bene alla prima o stacchiamo. Tanto la nostra gloria l'abbiamo già ricevuta prima con Grampa. Anche io ho tipo 10-20 minuti, poi devo andare. Anzi, vediamo subito. Questa volta sono nella classe, I8 School. Ho preso le batterie. A posto. E ora me ne vado, me ne vado. Me ne vado, me ne vado. Abbiamo già preso tutto. Vediamo se quello che abbiamo ottenuto in questa scuola è magari un ricordo che poi possiamo collegare dall'altra parte. Vediamo se è questo. Era per di qua, spero. Ok. Ok, sì, era per di qua. Vediamo se ora abbiamo aggiunto un ricordo, perché sennò non ho idea. No. Ragazzi, avete qualche idea? Qualcuno di voi sa? Perché sono andato nella scuola e qua non si è aperto. Boh. Ci riprovo. Anzi, non ci vado più là. Vado da altre parti. Magari mi potete aiutare voi se sapete qualcosa, perché io non so cosa dovrei fare là. Devo raccogliere degli oggetti, però boh, non saprei quali. Ora ci riprovo. Dai che voglio vincerlo. Voglio portarmi a casa 2 giochi horror in un giorno. Così, così. Perché quello è proprio un pantegano incredibile, eh. Ti si mette... Eccolo là, guardalo là. Il suo giro di ronda. Il lezzo, va bene. Ok, più o meno ho imparato. Non è grandissimo il posto, fortunatamente. Non è proprio così grande. C'è sto foglio rosa. Ah! Dovevi raccoglierlo così? Va bene. Quindi un foglio rosa ce l'ho.
Per di là mi sa che però è chiuso. Mi sa che il tizio arriverà a breve. Facciamo in fretta. Qua era chiuso, vedete. Qua niente da fare. No, devo per forza andare dove c'è il tizio. Ma lui ci torna. Adesso lui arriverà da questa parte. Porca vacca. Questo mi dà fastidio. Perché io devo andare dove c'è lui. Ma lui è da questa parte. E arriverà a breve. Eccolo! Minion! Lo sapevo, vabbè, dai. Era bene. È bene che arrivasse. Bene che arrivasse. Bene arrivasse, così possiamo andare nell'altro punto e prendere magari altre cose. Ok. Poi è lento. Cioè, te lo mettono come l'ansia incredibile. Poi è lento come la fame. C'è una chiave da prendere. E dove, ragazzi? Ah. Io ci riprovo. Ah, devo... Ah, guardate! Con tab posso vedere quello che ho preso. Oh. Nel labirinto di SCP-087. È una placca strana. Use. Ah, posso usarla? In qualche modo. L'ho usata? E cosa mi ha... Ce l'ho usata! Ma cosa se... Spero di non averla usata male. Ah, no, eccola. Perché l'ho... Ah, ok, forse devo attaccarla lì. Mi sa che devo attaccarla lì, ok. Aiuto. Facciamo come prima, ragazzi. Appena lui è girato di spalle, lo trolliamo. Tanto è scemo, veramente, questo. Ehi, Tox, bentornato, grazie mille. Come sta il mio pupsi upsi? La sua passeggiatina mi consenta. Dovrei passare. Eccola che praise the light. Ok, perfetto. Allora, questa volta facciamo le cose in fretta. Allora, qua non posso prendere niente. Qua neanche. Qua neanche. Qua neanche, vediamo. Ah no, ho trovato. Ah, devo trovarli tutti e tre. Vedete? Ok. Ok, mi sa che ho già raccolto. Vedete, mi sa che dentro lì è la storia. No, vedete che prima c'era una storia. Dobbiamo riscriverla in qualche modo. Adesso velocemente torno indietro. Ok. Dai, ho capito, mi sa come aprire la porta. Ce la possiamo fare. Basta che non mi fai rifar tutto. Ti prego. Non spawnare qui. Ti prego. Non spawnare qui. Ok. Ragazzi, qua ci siamo già stati. Lui in teoria non c'è. Possiamo tornare nel luogo di prima. Ok, non venire qua. Posto, dai, dai, dai. Me lo sento, ce la possiamo fare. Oh. Ok. L'attenzione, l'attenzione, perché se muoio chiudo, eh. Quindi abbiamo solo una possibilità. Ok, siamo tornati al punto di prima. Ok, ora mi ricordo. Ora non dirmi che tu vieni da questa parte. Perfetto. A posto. A posto. Ok. L'ultimo 100% è nella scuola. 100%, ma intanto proviamo ad attaccare questi due. Che è da questa parte, giusto? Ok. Ora mettiamo quei due che abbiamo appena trovato qui dentro. E siamo liberi. Allora. Forse devo metterli anche in ordine, perché vedi che parlano di una storia. Vabbè, io butto a caso e in qualche modo ce la faremo. Use. Allora, use. Ok. Va bene. Sicuramente avranno un ordine. Che io dovrò leggermi. Vabbè, più o meno Lady leggerò Warrior. Ce la faremo, dai. Ora vado a prendere l'ultimo. Sicuramente sarà lì dentro. Se no non so dove prenderlo. È nella scuola. Ok, ragazzi, ci sono. Ma mia sta SCP. Cioè, io vorrei un SCP con sta grafica, però... basato sull'universo SCP normale che tutti conosciamo. Cioè, dove sei nel containment. Ora dimmi dov'è questo. Non è "io odio la scuola". Non è questo. Non è questo. Non è questo. È questo! Trovato! Trovato! A posto! A posto! Abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Ora si tratta soltanto di metterli in ordine. E ci siamo. What an adventure, boys! Sì, ragazzi, questo è un SCP che tratta la storia solo dell'SCP-085, mi sembra si chiamasse.
che dopo mi vado a leggere nella wiki di cosa si tratta. Ok, ora mettiamo il... Ok. Sicuramente non posso aprire. Vedete? Devo metterli in ordine, porca vacca. Allora, Heroes, Monsters, Dauger Cops, Must Burn. The Second Blood, eh? Ok, non ci sto capendo, vediamo per di qua. Magical Might. Ok, devo capire. Ma non parla dei personaggi. Tre dei nostri cold... Allora, viaggiatori. Ok. Lady. Ah, Lyde e Tom. Ma non c'è la lady. Non parlano di una lady. Vabbè, ragazzi, ho capito. Io li metto a casaccio, questi. Ora riproviamo così. Allora, questo come si chiama? God of Destruction. Lady. Ok. Proviamo a mettere prima il... pappagallo là, il corvo, poi la lady e poi lui. Vediamo se ci apre. Ok, non è così, mi sa. Duello solitario su Fortnite è uscito, eh? Dopo ci darò un'occhiata, casomai. Non penso in live per stavolta. Allora, questa volta mettiamo prima la lady. Poi adesso ci mettiamo il corvo. E ora questo. Se no li invertiamo. No, proviamo ad invertirli. Andiamo a mettere prima questo. No. Proviamo a... La lady è la terza, alcuni di voi mi dite. Allora proviamo così. Allora... Sì! Sì! Grazie, grazie, alleluia. Bene. Oh, ce l'abbiamo fatta, ma adesso? Ma adesso? Ah. Ok, ok, ho aperto la porta. Mamma mia. What an adventure. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ora potremo scoprire i misteri dell'SCP. Ah. Sento passi? No, ok. No, sono le mie allucinazioni da troppi giochi horror. Può succedere. Oh no. Cosa c'è scritto là? Ho letto exit. Mi sembra di vedere exit. No, ho le allucinazioni. Aiuto. Samuel, Samuel. Perché? Perché corri, Samuel? Posso cadere dalle scale? Aiuto, ma non lo farò. Non lo farò. Ah! Oh no, indietro! Mi, no, no, no. Mi, no, no, no. Samuel, perché corri, Samuel? Samuel, Samuel. Sta segnando. Ma è lento sto Samuel. Ehi, ciao Samuel. Ok. Ok. Ok, non posso scappare. O posso? È andato, è andato, è andato. Samuel, Samuel, perché corri? Cos'è che cerchi? Tu puoi solo puoi solo rimpicciolirti così tanto prima che... Cos'è Sinevs? Prima che Sinevs, non so. Prima che Sinevs ci butti nell'abisso. Aspetta. Prima che... Sinevs non so cosa vuol dire. Ti strappi nell'abisso, cioè ti butta nel nulla, nell'abisso. Ma sono le solite comunque cose horror tristi, brutte, che non hanno un senso, che non capirai mai comunque. Oh, è la scuola. Comunque c'entra la scuola, tipo sicuramente un trauma giovanile. Io odio la scuola, infatti dice sembra tipo un incubo. Forse questo SCP entra e amalgama i nostri incubi. Non si può aprire. Fortuna che non si può aprire. Scargabi 16B. Thanks for playing. Va bene. Ok. È una versione del gioco
appena fatta, insomma. E devono andare avanti con lo sviluppo. È ancora acerba. Ok, e allora niente, cosa mi dite? Non... Devo chiudere io, devo farlo crashare come i buoni vecchi giochi del cavolo? Ah, mi sa di sì. Mi sa che per ora dovremo aspettare. Continuerà. Ci sono teorie, ragazzi. Ovviamente era un po' complicato perché usavano anche un inglese difficile su alcuni punti e non sono riuscito a tradurre tutto in tempo reale. Se avessi avuto Google Translator avrei fatto di meglio, però dai. Gioco carino, mi piace molto la grafica, le ambientazioni. Si poteva fare qualcosa di meglio in alcuni punti, però oh, è difficile fare giochi e non possiamo. Qua c'è tipo parco giochi, cosa sono? Altalene, non lo so. Oh, boh. È difficile fare giochi e quindi, insomma, è un gioco carino. Comunque mi piacerebbe vedere un altro gioco ambientato, ecco, nel mondo degli SCP, perché è un mondo che è interessante, bello, pieno di fantasia, che puoi metterci tanta roba dentro. Ma va bene, dai, ragazzi, per questa live è stato tutto. Alle 17 in punto, quindi abbiamo fatto durare un'ora. Vi ringrazio per la visione, ce l'abbiamo fatta, abbiamo completato tutti i giochi horror. Vi saluto, concludiamo con i saluti, grazie a tutti i donatori. E dopo proverò anche la duello su Fortnite, ma per conto mio magari ci farò un video. Quindi ciao Anna, ciao Micioetta 008, ciao Gerardo, ciao Yu Zan Hu, ciao Angelo Perry, ciao Valentino, ciao Francesco, ciao Taverna, ciao Jonathan, ciao Skull, ciao Graziano, ciao Bedrock Broly, ciao iCrit Smash, ciao Starpick Mink, ciao Gabriele Mancini, ciao Valentina Terribili, ciao Matteo Portali, ciao Giacomo Zorzi, ciao Dead Star, ciao XX Christian X007, ciao Kebabaro 02, mamma mia, ho voglia di kebab adesso. Ciao Mimer, ciao Daniele, ciao Omar KO, ciao Anto, ciao Mario, gli ultimi 10, ciao Dyrex, Federico, Antonio, Alex, Mark, Rick, Fluff Forever, Emma Salvini, Cole, Lorenzo, Raffaello, Lorenzo Latti, Andri, Tizio Tizioso, mi sembra di aver letto, Federico, Anna e gli ultimi due, dai, DJ e Carmen. E saluto bonus a Tommaso Covezzi, dai. Vi ringrazio per la visione, prossima live ci saranno altre occasioni per venire salutati, tranquilli. Consigliatemi i giochi nei commenti e vi ricordo, ve lo ricordo ancora una volta prima di lasciarvi, che è uscito un video su Kindergarten 2 dove potete vedere novità sul gioco. Lo trovate? Eccolo qua, ve lo metto qui sopra. Eccolo qua, Kindergarten 2 lo trovate anche in descrizione, mi raccomando cliccateci se volete vedere un video dove vi spiego tutte le novità. Ma per questo... era tutto, vi ringrazio per essere stati qui con me in questa live, io vi saluto e noi ci becchiamo al prossimo video, alla prossima live. Ciao gabbiani! E adesso devo fare end stream, è sempre un po' cringy. 3, 2, 1, end stream!